18esima giornata di campionato, la prima del girone di ritorno. Si sfidano il Real Monterotondo ed il Campobasso, due compagini, col Campobasso che ci arriva dalla prima posizione, la prima della classe, il Monterotondo che invece sta lottando con tutte le sue forze per lasciare le zone calde della classifica. Per Esposito, che va da Nonni, il controllo non perfetto di Nonni che va in tackle, perde il pallone. Era l'occasione buona per il Monterotondo in attacco, attenzione la conclusione di Napoleoni. Pacillo, il controllo dell'ex Nuova Florida, prova ad andare direttamente in verticale. Di Nardo di prima verso Persichini, attenzione Persichini, Nardi rigore, la conclusione di Persichini. Il primo squillo del Campobasso invece dopo pochissimi secondi dalla conclusione di Napoleoni. Nonni, traversone di Nonni, non c'è nessuno, solo Paschi, occhio però alla conclusione di Serra che ci ha provato al volo. L'esterno non una perfetta ed Esposito tra le due formazioni. Serra, Persichini, pallone per Pacillo, Pacillo può alzare la testa, può andare alla conclusione. Pacillo col mancino, Simionato verso Milani, l'ottima lettura di Di Filippo, perde la sfera Pacillo, però attenzione, può andare Compagnone. Compagnone se la riporta sul destro, attenzione, l'area di rigore, la conclusione poi col piattone. Gianni, Napoleoni, alza la testa, può andare forse anche la conclusione, trova un corridoio bellissimo per il compagno, il piattone, il vantaggio del Monterotondo. Il vantaggio del Monterotondo. Maldonado sul secondo palo, la testa, poi attenzione a Di Filippo, Di Filippo in area di rigore, forse un dribbling di troppo di Di Filippo, Di Filippo trova il pari per fortuna Di Filippo, era fondamentale trovarlo. Bonacchi, alza la testa Bonacchi, pallone in verticale alto verso Di Nardo, la sponda col petto, bello per Grandis che finisce a terra, poi Persichini non riesce a ribadire, Grandis è arrivato il vantaggio. È arrivato il vantaggio del Lupo. Torna la mele d'Andri in verticale, bello lo scambio stretto con Squerzanti, l'esterno verso Malvestuto, attenzione Malvestuto, che brivido. Maldonado sul secondo palo, Di Nardo prova il volo, Di Nardo, e poi c'è il gol, il 3-1 è di Leonardo Nonni e del capitano. Ci mette il piedino Leo su questa palla sporchissima di Antonio Di Nardo. Il Vestuto, il colpo di testa Di Filippo che sbaglia, perde un pallone sanguinosissimo, poi Napoleoni per fortuna fa lo stesso senza centrare lo specchio della porta. Napoleoni va morbido in area di rigore, Cardillo di testa, centrale però. Punizione, il mancino verso lo specchio della porta di Riccucci, non è fuori di pochissimo. Dalla direttore di gara che fischia adesso la fine del match, il Campobasso vince 3-1, altri tre punti fondamentali, resta in vetta la classifica.